Ciao. Ciao. Che abbiamo visto? Abbiamo visto un film che si chiama Gold, la grande truffa. Ok, parliamone. Dai, devi parlare prima tu. Perché? Adesso prima tu. A me è piaciuto un sacco. Ok, che cosa ti è piaciuto? Un sacco tutto. La trama, moltissimo. Ok. Veramente tanto. Perché ti è piaciuta la trama? Perché non è stata banale. Per niente. Ma perché fai parlare mio adesso? Perché ho notato che gli altri video parlo sì, di più. Ma il programma è tuo. Il programma. Mi sento come Gianfranco Funari. Il canale. No, dai. No, mi piace. E però tu mi aiuti perciò. Sì, ma infatti per questo. Parla e io ti aiuto anche. Mi è piaciuta tanto la trama. Ok. Sì. Per quale motivo? Perché non è banale, perché ha un senso. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente sì. E mi è piaciuto anche come è fatto il film, i dialoghi, le scene, i paesaggi. Ma di che parla il film? Già, non l'abbiamo detto. Di una truffa. Di una truffa? Di una truffa! Marcia la puttana. Cioè io non posso più parlare. Ok, ho la R muscia, però costantemente... È muscia muscia. L'unica cosa muscia. Dice... Comunque, parlo il film. Dai, spiegalo perché okay, io sono faccio gli spoiler. Vabbè, ovviamente non è uno spoiler il fatto che sia una truffa, no, essendo proprio nel titolo. La grande truffa. Però, ad essere sinceri, non si capisce effettivamente questa truffa in che cosa consiste, se non davvero nella parte finale del film. Sì, per questo anche questo di mi che piace parla? Di che cazzo parla? Parla di... Di un uomo che eredita un'azienda dal padre, però che diciamo non fa ottimi affari, e questa azienda è nell'ambito di estrazioni minerarie. Sì. È ambientato negli anni 80, alla fine degli anni 80. 1988, sì. E in pratica questa persona si ritrova quasi sull'astrico e disperato più che mai cerca un ultimo affare nel quale gettarsi a tutti gli effetti a 360 gradi per poter realizzare la sua vita. E si vede tra l'altro un attore, che è un attore, cioè secondo me con i controcoglioni, che è McConaughey, che ha fatto un sacco di film bellissimi, tipo... Adesso non mi viene in mente. Li ho visti su Netflix. Ha fatto una serie bellissima. Come si chiama? Non lo so. True Detective. Bellissimo. Ti sì, piacerebbe da impazzire, guarda. Comunque lui mi piace tanto. Sì, sì. E bravo. In questo film, tra l'altro, lo si vede ingrassato terribilmente e poi invecchiato per esigenze di copione, ovviamente. Cioè, quasi semicalvo. Ed è davvero bravissimo. Perché poi io vedendolo in altri film dove lui è un figo. Sì. Ed è secco secco, sì, fa in genere sempre la parte del detective o comunque fa il figo. Sì. E invece qui fa benissimo la parte del disperato, dell'uomo diciamo che cade costantemente, però poi dopo si rialza. Poi e si rialza. Dose di follia, sì. Che il personaggio richiede. Sì, assolutamente. Insomma, comunque questo si getta quindi in un affare. Che ovviamente prevede estrazioni di oro in questo caso, e poi da lì si evolve tutta questa sì, infatti non si può dire nient'altro, questa storia. E tra l'altro è stata si è basata su una storia reale. No, sulla locandina dice una storia fottutamente reale. Esatto. E quindi sì, è fottutamente reale. E quindi anche a me è piaciuto tantissimo. Ok. Molto bello, molto belle anche le musiche. Che cosa ti è piaciuto? Anche a me. Mi piace la scena dell'ascensore quando lui sale e si sente quella musica. Sì, eh? Sì, sì, bella, è bellissima. Perfetto. Tra l'altro non è banale, come hai detto tu, non è scontato per niente. E, cioè tipo quando... Cioè, io cercavo di capire dove fosse la truffa. Esatto, esatto. E non si capisce. E quando ho scoperto dove era la truffa... Sì, ci sono rimasto anche io. E quindi sì, io lo consiglierei. Sì, anche io lo consiglierei sì, molto. Sì, perché è davvero molto bello. Avrei pagato il biglietto per vederlo. Anche io. Anche io. Ovviamente noi non lo paghiamo il biglietto. Viva la Vodafone! No, le musiche mi sono piaciute tantissimo. Ah, mi è piaciuto tutto. Sì, le ambientazioni mi sono piaciute I moltissimo. Paesaggi anche un sacco. Sì.
E I due attori principali, anche l'altro mi sì, piace. di cui non ricordo il nome, ma anche lui è Però mi famoso. piace, sì, è molto bravo. Sì, bello, bello, bello. Finalmente abbiamo visto. Abbiamo visto un Ah, film finalmente bello. abbiamo visto un film Sì. bello. Bello che poi è durato anche molto. Sì. Dura più di 2 ore e 5, 2 ore e 10 più o Ah, sì, meno, sì. sì, no, in effetti sì, dura Però molto. non Ah, e poi lo senti. una cosa che, ecco, quello che è successo a me, e mai è successo anche a lei perché me ne sono accorto dalla reazione, correggimi se sbaglio, all'improvviso viene l'intervallo e noi No! rimaniamo, oh, così, cioè ci rimaniamo proprio male. In effetti poi, tra l'altro, il film si divide giusto nei due tempi, cioè dove all'inizio c'è tutto comunque la spiegazione di come lui, diciamo, cade in rovina, gli effetti della rovina che ha, diciamo, nella sua vita. E poi la seconda parte dove, diciamo, si concentra molto di più sull'evoluzione, diciamo, in positivo di questa sua vita, perché Che questo è un personaggio bello! che cade e si rialza, cade e si rialza. E poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto di come la società si adatti alle vicende che succedono comunque a Per questa fare persona, soldi. sì, per fare soldi, cioè quindi quando sei buono tutti quanti ti alzano, quando invece stai nella merda tutti quanti ti spalano ancora più E merda. comunque il finale mi ha fatto sorridere. Sì, anche a me un bel finale, un bel lascia davvero una piacevole sensazione alla fine, quindi sì. Bello, un bel senso, molto Fa venire carico di voglia, fa venire significato. voglia comunque di fare business. Io un po', in un Infatti. certo senso, mi ci sono rivisto, ovviamente tra virgolette, perché come piccolo imprenditore, cioè capisco quanto è brutto magari fallire e vedere, oppure soprattutto credere in un qualcosa e vedere dall'altra parte persone che magari ti guardano con quegli occhi e ti dicono: ah sì, certo. Ok, e la follia sua, certe volte sembrava la follia mia quando spiego per esempio qualcosa, che ne so, a Paradise, e dico: dobbiamo fare questo, cazzo, 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 cazzo. E lì magari ci sta Paradise che fortunatamente certe volte mi asseconda nelle mie follie, altre volte dice: vabbè, andò, è per sa capa. E ci sta Invece bisogna anche. crederci. Bisogna molto crederci. E un po' mi piaceva, solo che vabbè. Magari detta così, però nel film, rispetto a come McGonaghy è nel film, io sono più figo. In quel film poi McGonaghy è un Ah, tu figo. sei proprio figo. Beh, ma io ti guardavo e dicevo, il mio fidanzato è un figo. Va bene. Com'è bella questa collana? Me l'ha regalata la tua mamma. Allora. Vabbè, comunque, passiamo alle Comunque. votazioni. O vuoi dire qualche altra cosa? A me, No. andatela a vedere Sì, comunque. andatela a vedere Sì, perché è sì, sì. molto bello. Molto bello. Ok. Ma sono confusa, io mo. È Cioè, non è che veloce. sono confusa perché voglio dare un voto alto. Ok, ma quello ci sta, quel fatto appunto che dobbiamo fare al 3, 1, 2, No, uffi, 3. però Vai, vai, e mi poi, piace. allora. Amo, amo, amo. 1. Non imbroglia, 1. 2. Che? Ansia da prestazione. Aspetta! Dai! Sai perché? Perché noi alla Bella e la Bestia abbiamo dato 9. Abbiamo dato 9 alla Bella e la Bestia, quindi Quindi non lo so! 1, Vabbè. 2, Sì. 3, 8. Mi ha imbrogliato. Che cos'è questa votazione? E che volevi dire almeno? Volevi dire no? Vabbè, qui. E per me è 8. Un'altra volta, scemo. Facci schiaffi, qui. Allora, per Voglio me, sapere perché 8. perché 8, non so, mi è uscito 8, però siccome tu hai detto 9, io direi un 8 e mezzo, perché 9, 9, ma se mi hanno dato 9 alla Bella e la Bestia, abbiamo dato che ci 9 è alla Bella e piaciuto la e che era Bestia, comunque una come però si mi ha dice? Emozionato di più, ma sono due generi completamente emozionato diversi, ma molto che di più. c'entra? Ehi, calma, placati. Mi ha emozionato molto di più La Bella e la Bestia perché sentimentalmente sono più Grazie, legato. certamente. Ok, abbiamo dato 9 La Bella e la Bestia. Sì, in effetti forse sono stato Vabbè, 8 e mezzo, però se mi sei stato troppo ragno. troppo ragno.
mi sento in colpa per questa cosa. Vabbè, però diciamo che il giusto equilibrio sta nella metà. Ah, votazione 1, 2, 3. Ma devo dirlo, non è sì. Mi devi un meno mezzo e io ti devo un mezzo in più. Quindi 8 e mezzo? 8 e mezzo, sì. 8 e mezzo, vai! Ci vediamo, Judy. Ciao.